Quindi, boh, in teoria Confident Serali. Certo che aver finito Tanaka e guardarlo adesso in TV proprio, se uno se fosse sentimentale ti scenderebbe anche la lacrima proprio. Oggi vi offriamo la seconda parte del set di giardinaggio. Torna a grande richiesta, stavolta abbiamo ancora più piantine per voi. Piraci spirituali, già ce li abbiamo. Germogli di patate, no. Grazie ma non mi servono, ti ringrazio. Ciao Tanaka, anche lei biglietti per un film. Però credo che andrò con lui, sai? Quanti confidant abbiamo completato fino ad ora? Quindi, gli anziani, Maya, la bambina, Tanaka e Mutatsu. 5 confidant. 5 confidant su? Su 12 confidant. Su 12 confidant, di cui uno ha appena iniziato. Guarda che non siamo andati male. Di cui, tra l'altro, in realtà 11, perché la morte va avanti in automatico. Il sesso, infatti, non l'ho neanche contato. Devo andare a vedere se ho una persona della stella. Aspetta, è domenica però. Attenzione, in realtà. È molto meglio questa situazione, allora. Perché così abbiamo il nostro confidant domenicale adesso. Sei venuto a vedere se Maiko c'è ancora? Purtroppo no, è partita. Non c'è più. Ah, hai degli occhi così limpidi. Di sicuro la tua anima brucia ardentemente. A quanto pare il giovane mi ha notato grazie al mio notevole sapere. Lo so. Potrebbe essere la mia occasione per conoscerlo meglio. Il me che vedo riflesso nei tuoi occhi è il vero me, se mai esistesse. Quanto sono distanti? Sono molto vicini. Intendi letteralmente. Forse non hai tutti i torti. Le tue parole sono splendide. Se avessi qualcosa con cui scrivere lo annoterei. Ho una penna stilografica, uso inchiostro rosso sangue. La mia penna è sostenitrice, portavoce e amica, ma sembra sia scomparsa nel nulla. Senza di lei le mie grida sono mute. Il giovane sembra triste, a quanto pare ha smarrito la penna stilografica. Dove potrebbe essere? Al dormitorio? Koromaru, ehi, puoi trovarmi una penna? C'è qualcosa sotto la zampa, potrei prenderla se gli chiedo di spostare la zampa? Puoi spostarla per favore? La penna stilografica, ma che culo. Deve essere quella che stavo cercando. Bravo Koromaru. Ehi, per caso cercavi questa? La penna che hai? Per caso la mia stilografica che era sparita? Sì, è proprio lei. Bentornata a casa, cara amica. Grazie per averla ritrovata. Ora il grido silenzioso dentro di me ha ritrovato la propria voce. Il mio diario. Mi chiamo Akinari Kamiki. Prego, siediti. Scriverò qualcosa per noi due. Il giovane sembra essersi interessato a me. Dovrei passare la giornata con lui. Andiamo. Sì, purtroppo è andata via. È un periodo buio della tua vita, immagino. Hai voglia. Credo proprio che potrei. Abbiamo meno di un anno di vita ormai. Non lo sa nessuno, però. No, tranquillo. Scusami, che anni hai? Sembra una frase da Assassin's Creed questa. Proprio così, felice, solare. Beh, però scusami, lui sembra l'arcano della morte, invece è il sole addirittura. Stavo pensando, sembra quasi la morte, però no. Lui cercava una luce solare, quella della bambina gli ha fatto venire il sorriso effettivamente, anche solo a ripensarla. Beh, riceverai la benedizione quando creerai gli arcani del sole. Lo so, grazie. Il sole, Avrei capito forse ancora la luna, però il sole è particolare. No, io credo che succederà invece. Non è sprecare. Sarà il mio confidante domenicale tu, tranquillo. Ho salutato Kamiki e sono tornato al dormitorio. Non sarai uno spreco di tempo, tranquillo.
Occuperai le mie domeniche, tu. Bentornato. Se l'aneddoto resta lo stesso, presto i casi di sindrome apatica aumenteranno. È un peccato, visto che siete in vacanza, ma le ombre non si riposano mai. Hai ragione. Io penso proprio che andremo domani al Tartaro se non abbiamo nient'altro da fare. Beh, visto che ormai non abbiamo più nessuno la sera, le interazioni qui al dormitorio diventano... Sembra che Aegis non possa ottenere altre abilità neanche se mi aiuti col giardinaggio, ma la qualità dei frutti potrebbe migliorare. Potrei aver ancora capito meglio la questione. Allora, forse ognuno c'ha una sezione di cose da fare. Quindi, hai la cucina con Yukari, hai il tè con Mitsuru, hai la cucina con Sanada, hai leggere con Junpei, hai reggere con Fuka. Ognuna di queste azioni ha 3 interazioni e 3 interazioni. E ogni 3 interazioni ottieni il potenziamento. O magari, per adesso, è solo bloccata di storia. Dovremmo vedere se Aegis può aiutarci in qualcos'altro. Però adesso l'unico che è rimasto è Koromaru. Vabbè, non l'abbiamo ancora fatto un'uscita con lui, quindi... Sembra che voglia andare a fare una passeggiata. Sanada sembra libero. Ok, andiamo. Che carino. Ma siamo al santuario, non fagli fare casino. Sì, è vero. Beh, no, dai, non è vero. Del tipo? Tutto a posto? Beh, è importante per lui sto posto, eh. Cos'hai trovato? L'incenso della fortuna, ottimo. Direi di no. Andiamo. È stata un'uscita... semplice. Lunedì e mancano solo 12 giorni. Ehi! Non mi aspettavo un'interazione del genere adesso, eh. Sembra interessato alla questione. Credo che abbia colpito nel punto stavolta. Anche lui è un evocatore. Solo che non l'abbiamo ancora visto, ovviamente. Due anni addirittura. Quindi è morto quando è morta questa persona quando erano in prima. Perché è morta in quella zona? È vero, ma puoi migliorare il futuro. Miki si chiamava. Però anche tu sei malato. Devi prendere delle pillole, ma non sappiamo per che cosa. Lui li conosce, la persona che è morta? Oh, è andata peggio di come pensassi. Ah, ecco perché tutti ci dicevano di andare al cinema, perché c'era il festival, ma io pensavo che era un evento fisso. Ma posso invitare davvero qualcuno? È solo... dubito che sia dell'umore per andare al cinema. Fammi indovinare, forse è l'unica che può andare al cinema a Yukari. Penso di non poter invitare Koromaru al cinema, vero? Dovrei invitarlo... ma porca... no, dai, posso invitare il cane, ma vaffanculo. Con una mia amica, ma mi ha dato buca all'improvviso. Eh beh, forse effettivamente invitare il cane non è la migliore delle scelte, però lei ci teneva. Vediamo.
Guarda, quasi quasi, visto che proprio non c'è nulla da fare da nessuna parte, potrei invitare Yukari. Anche se la curiosità di invitare Koromaru c'è. Peccato, sarebbe stato bello invitare Aegis, però dice che è occupata. Quindi... Ehi, piccola, vuoi andare al cinema? Eh? Vuoi andare? Scusa, non volevo costringerti ad accompagnarmi o cose del genere, ma detesto andare da sola, quindi va bene, andiamo. Forza di volontà. Magari questi incontri con loro possono sbloccarci qualche abilità. Lo spero sempre, ma oggettivamente non ci credo neanche io a volte. Ecco, questa era una cosa che Persona 5 faceva benissimo. Ogni una, due, a volte anche tre livelli del Confidant ti dava un'abilità in più. Quella era una cosa fighissima, perché ti spingeva ad andare anche oltre, a spingerti a volte proprio, devo pensare bene a come sbloccare quelle abilità. Ecco, purtroppo con loro non ottieni nulla, se non appunto avanzare di livello e queste cose qua, ma niente più e niente meno. Ma non ti preoccupare, sono venuto a vedere un film sportivo l'altra volta. Lo schermo trasmette le gesta eroiche di a grande volontà. Ho imparato da questo che la volontà si può superare qualsiasi ostacolo. Ebbè. Quindi è aumentato il mio sapere, fantastico. È vero però, eh. È vero, quando sei al cinema il tempo non te accorgi neanche a volte. Beh, oddio, combattere le ombre non è folle. Uno. Ah, più di uno, davvero? La madonna, che film creano in Giappone? Sono contento per te, dai. No, in realtà è carino vederti così. Tutto quello che vuoi. Ho deciso di tornare al dormitorio con Yukari. Dobbiamo iniziare anche il suo di Confidant. Ehi là! Ciao, com'è andata oggi? Tra una settimana le vacanze estive saranno finite. Siamo stati impegnatissimi, ma non ho mai passato un periodo così pieno di cose da fare. Divertiamoci in questi ultimi giorni e non facciamoci impensierire troppo dall'AFA. Beh, c'è Koromaru che vuole guardare... Chi è? Mitsuru. Io volevo entrare nel tartaro, però... Voglio constatare la mia teoria. Questo sarebbe il terzo incontro che facciamo con Mitsuru. Vediamo se ci guadagna qualcosa. Ti va una tazza di tè? Percepisco la calma determinazione. Magari in realtà non l'ho visto le altre volte, magari è questo il segnale che ti fa capire che aumenta. Volentieri. Inizierò a preparare. Ah, direttamente in cucina oggi? Beh, sembri bella pronta. Karumeyaki. Karume che? Sono curioso anche io, vediamo che cos'è. Dovrebbe essere, se non ho capito male, una specie di caramello e miele. È un biscottone in pratica. Non me lo ricordo, perdonami. Dai, lo imparo da te, che così è meglio. Ok. Sarebbe bello se te lo facesse vedere per davvero, però... Va bene. Eccolo lì, Karumeyaki. Sono proprio biscottoni. Credo che siano tipo la nostra versione degli amaretti, visti così, eh. Quello è vero. Saper cucinare è bello. Beh, questa volta sono usciti bene. Brava, è questa la determinazione che ci vuole. Che sembrano molto buoni. Hmm.
Però esatto, farlo in autonomia invece ti rende più orgoglioso. Adesso mi salta addosso perché è ubriaca, così all'improvviso. Quello è vero, esatto. Cucinando questo piatto nostalgico, Mitsuru ha scoperto qualcosa di nuovo di se stessa. Ovvero, più danno da alterazione. Aumenta la chance di critico su nemici con alterazioni. Se Mitsuru è in battaglia, quindi chiunque guadagna questo bonus. Lo so. Quando vuoi. Dimmi pure. D'accordo, andiamo. Certo, certo, andiamo. Dopo aver fatto altri di quei biscotti con Mitsuru sono tornato in camera. Ho detto altri biscotti perché era difficile da pronunciare, onestamente. E però dobbiamo entrare nel tartaro. Cacchio, dai. Però una cosa che ho capito da questo gioco in realtà è che ci sono due giri di persone scomparse. O almeno, fino adesso è sempre andata così. E se facessi passare quest'ultima settimana proprio ce la... giriamo proprio quasi fino alla fine. Certo, entrare una volta vuol dire allenarsi una sola volta. Però entrare due volte è quasi uno spreco. Beh, dipende dai punti di vista in realtà. Allora, il tizio dello sport oggi non c'è. Quindi l'opzione migliore sarebbe ancora andare al cinema. Con chi potrei andare oggi? Allora, con chi potremmo andare oggi? Mitsuru mi sembra ancora occupata. Esatto, anche lei. Anche lei ne è dell'umore. Eccolo qua Koromaru, che sta mangiando le crocchette. Grazie per l'invito. Ok, quindi lei è a posto. Lei ovviamente mi ha detto già che era occupata. Esatto. E quindi allora scusami, non è vero che posso invitare la gente del dormitorio. Va via, in realtà c'è ancora lui. Andiamo? Andiamo piccolo. Non sembra molto interessato. Oh. Ah, ma c'è... scusami, tu dove sei apparso? Volevo variare un po' il mio programma di allenamento, ma il caldo mi sta uccidendo. Andiamo al cinema? Io? Mi sembra che ti annoi. Hai finito i compiti? Beh, hai superato Junpei. D'accordo. Il festival cinematografico, eh? Non me ne sapevo nulla finché non me ne ha parlato Junpei. Forza, andiamo. Film sullo sport, sul combattimento, Rocky. Pugno celato, esatto. Però ti ispirerà a combattere meglio. La scena d'azione prosegue. Ho tifato per il protagonista che si è rialzato ogni volta che è finito a terra. Quindi hai aumentato il mio... coraggio, va bene. Di solito sì, o usano anche il green screen adesso. A nessuno, sono stuntman. Forza allora. Ma porca miseria. Non era quello il senso, però vabbè. Però non ci ha più chiesto di uscire e i tizi là che lo volevano menare e tutto il resto. Ecco, vedi, infatti, Junpei adesso è ancora lì per le piante. Però aspetta, Junpei potrebbe ottenere presto una nuova abilità. Ottimo. Andiamo, fra. Quindi abbiamo già Aegis, lui e Mitsuru. Io direi che siamo a posto. Sarebbe ottimo se anche Yukari in questi giorni mi chiedesse di cucinare ancora in realtà. Sbrighiamoci e mangiamole. Ma dormi abbastanza. Sì, credo di sì. Dai, diamogli il contentino, poverello. Mi fa piacere, dai. È sempre carino quando uno si impegna. No, non credo. È vero, è vero.
Non devi svalutarti così tanto. Lo so che ti ho perculato e mi sei stato sulle balle, ma un po' mi sono ricreduta su di te. Cioè, io capisco le tue motivazioni. Il problema è che lo fai pesare troppo. Devi prendere la vita un po' come va. A volte va bene, a volte va male. Sei davvero cresciuto, esatto. Siete cresciuti entrambi. Porca merda. Ecco, e ora sei calato di nuovo. Dovrei andarci ancora con Fuka. Se appare dobbiamo chiedergli anche a lei di salire sul tetto. O andare a leggere ancora. Lo so, a volte devi tentare più e più volte, Junpei. Esatto, bravo. Professore Verdure. Junpei ha imparato nuove cose grazie alla cura dell'orto. Oh. E ottiene potenza critico. Ah. Oh, questo è ottimo, questo è ottimo. Perfetto, ora Junpei è già molto più utilizzabile grazie a questa abilità. Te lo auguro veramente. No, perché sennò potevi uscire con Mitsuru. Però, bravo. Mi sono occupato dei vasi sul tetto. Tra l'altro credo che dovrebbero essere pronte tra poco. Beh, in teoria se tutto segue la logica, anche come Aegis, non ha più senso chiamarti qua su. Mancano 10 giorni, cazzo, sto giro l'ho fatta proprio, l'ho procrastinata fino alla fine. Forse dovrei invitare qualcuno al dormitorio. Ma, scusa, invito qualcuno. Quello è occupato. Sai che speravo fosse Elizabeth, però quando c'è Elizabeth siamo in piedi. Indovina chi si annoia e sei libero. Credo che se proprio non abbiamo nulla da fare, quasi quasi esco con lui. Dobbiamo comunque tenerlo buono. Non vorrei che il tempo delle vacanze sia stato troppo lungo e non l'abbiamo considerato. Anche se c'è Ayase qui. Vabbè, iniziamo ad andare al santuario. Cosa ha fatto oggi la gente? Hai passato il tempo con Maiko. Ne è passato di tempo già con Maiko. Non siete bravi giocatori se ancora state passando il tempo con Maiko. Non è vero. Ognuno gestisce il tempo come meglio crede. Giusto per stare tranquillo potrei passare il tempo con lui. Va bene, dai. Vediamo come va. A grande richiesta. Hai accettato un invito ad uscire 5 volte. Vediamo che trofei mi mancano. Senza stare lì troppo, però siamo già al 45%, cavolo. Allora, questi saranno di storia ancora. Hai invitato Elizabeth nella tua stanza. Ok, credo che questa sarà più in là. Tutte le affinità sociali, speriamo. Hai sbloccato tutte le affinità sociali. Una relazione romantica. Hai sfruttato la teurgia di tutti i compagni di squadra. Questo ovviamente quando li avremo tutti. Hai scoperto e conquistato 10 porte. Hai trovato una zona oscura. Ok, qua stiamo andando un po' troppo nel dettaglio. Il mietitore ci arriveremo, speriamo. Hai fuso Messia. Ovviamente questo già so chi è Messia, ma lo sbloccheremo probabilmente a fine gioco. Hai massimizzato una statistica e tutte le statistiche. Ed infine hai ottenuto ogni frammento del crepuscolo in città. Questo però indica anche magari la zona precedente, dove abbiamo affrontato il carro armato, perché ne abbiamo trovate 2 di chiavi lì. E a questo punto mi viene il dubbio se io abbia dimenticato delle chiavi nell'hotel. Potrebbe essere il problema di questa run, che non prendo il platino subito proprio per questo. Non ho ancora avuto notizie di Emery, credo che mi stia ignorando. Ultimamente si parla molto di sindrome apatica, hai presente? Forse l'ho preso o qualcosa del genere. Non ce l'hai, non dovresti preoccuparti invece. Sì, mi sa che hai ragione, devo cercare di riprendermi. Dovrei pensare al mio futuro con lei. Grazie amico. Bravo, sembra che Tomoshika stia meglio. Dopo oggi siamo molto più in intimità. Meglio, perché così
per sicurezza non devo fare un giro a caso con lui. Beh, qualunque cosa accada d'ora in avanti, sarai il primo a saperlo. Inizierò a mettere da parte i soldi. Se sai di qualche buon lavoro da queste parti, fammelo sapere. Lì, girati, chiedi e fai un lavoro. Fidati, pagano anche abbastanza bene. Forse ci metto anche una buona parola. Dopo aver parlato un po' con Tomochika, ho deciso di tornare al dormitorio. Va bene, non è stata granché, però almeno abbiamo guadagnato un trofeo. Ciao, com'è andata oggi? Al dormitorio fa proprio caldo. Magari potremmo far finta che sia una sauna. Oggi sembra che nessuno abbia nulla da fare. Sai che quasi quasi c'è un'attività che non abbiamo... Meglio, due attività che non abbiamo mai fatto. Questa e il karaoke. Quasi quasi. Ehi, aspetta un attimo. Io stavo entrando qua per guardare il tizio là dei siti internet. Guarda un po' che cosa abbiamo mancato qua. Perfetto. Questo sembra interessante, però ti fa ricordare le abilità dimenticate. Non mi sembra granché per ora. Quindi io la proverei. Non l'abbiamo mai fatto. Ci aumenta il coraggio. È la statistica che adesso è più indietro. Ad esempio, nella mia seconda run di Persona 5, nella serie che ho portato qua sul canale, non sono mai andato al batting center. Cosa che nel primo gameplay ovviamente ho fatto. Infatti, se tu non ci vai per tutto il gioco, a fine gioco quando te ne vai e tu vai al batting center, dice: qua c'è il batting center, non ci sono mai venuto. Dai, entriamo per la prima e forse unica volta. Wow, che squallido schifo di posto. Dove ho cantato da solo in totale libertà. Vabbè, ho cantato tanto mettendoci tutto il cuore. Il mio coraggio è aumentato. Che schifo di tavoli, mamma mia. Se arrivo ad andare al karaoke per aumentare le statistiche. Giovedì, ed è già di nuovo mezzaluna. Beh, l'altra volta mica abbiamo... No, non era la mezzaluna. Era la luna completamente vuota che abbiamo visto il tizio della strega. Chi mi scrive? Perdona il disturbo. Beh, nessun disturbo, però... Onestamente ho passato con te il festival estivo... Non per cattiveria, però. Se posso fare altro, scelgo altro. Scusami, Ciro. Abbiamo già recuperato io e te. Ciò completato sul tetto potrebbe essere pronto. Andiamo a vedere che cosa sono gli spinaci, allora. Vediamo che cosa fanno. Sì! Spirituali mini e spinaci spirituali. Sì, gli spinaci. Dio santo, che belli che siete. Siete la verdura migliore del mondo. 10 SP e 30 SP. Cazzo, sì. Coltivali tutti quanti, finalmente. Vai. Certo, sarà poco, ma è quel poco che magari ti può salvare la vita. E oggi c'è solo Ciro, tra l'altro. Eventualmente, chi è che c'è disponibile oggi? Allora, tu sei già venuto al cinema, tu pure. Tu? Brucia. Devo muovermi o perderò il trailer. Ma prima devo prendere da mangiare, sennò collasserò a metà strada. Pensavo di andare a vedere qualche film. Vuoi venire? Non lo so, vediamo chi altro è disponibile. Ma il ragazzino? Phoenix-san, rilassarsi è un processo molto difficile. Stare immobile in un posto non è contemplato come rilassamento, pare. Oggi sto osservando quel che fanno tutti, così domani potrò rilassarmi in modo corretto. Sembra occupata, però ha detto domani. Ci conto, mi raccomando. Questo mese l'abbiamo proprio procrastinato tantissimo, l'entrata del Tartaro. Non penso avremo difficoltà, per carità, però. Dai Junpei, andiamo al cinema. Andiamo. Dammi un minuto per finire di mangiare. Sembra anche buono quello che stava mangiando, Non ti preoccupare, sono uscito anche con Sanada, quindi. Che schifo, caramellati. Piuttosto io, per scelta personale, sceglierei quello al cioccolato. Piuttosto, ho imparato a difendere la libertà e la giustizia. Quindi il coraggio. No, ancora il fascino. Effettivamente tu hai un po' dell'americano, Non ne sarei sicuro, però. Junpei-man. Non proprio. Ma sì, in Giappone si vive bene, dai. Non ti lamentare di quello che hai. Ognuno ha quello che c'è nella vita. Oh, sei tornato. Gestire questo caldo ogni giorno è terribile, ma è un'ottima temperatura per allenarsi. Il sistema nervoso simpatico
simpatico, si attiva di più con il caldo e nei muscoli affluisce più sangue. È perfetto per allenarsi, quindi se vai al Tartaro verrò con te. Proprio mi stanno dicendo, ehi, Fra, devi andare nel Tartaro. Però guarda un po' chi c'è, guarda un po' chi c'è, andiamo a fare le piante. Ok, lei non è ancora pronta perché siamo andati una sola volta, quindi saliamo. Però se domani, per esempio, lei o Yukari hanno ancora l'interazione, tipo lei quindi il leggere e Yukari mangiare, e si può curare? Che soluzione proponeva? Esatto, dai, salviamo i miei spinaci che sono importanti, sti maledetti. L'aceto? Per cosa? 2 litri nelle zone interessate. Ok, va bene. Ma poi quale? Balsamico, di mela, di vino? Ce ne sono tanti di aceti, eh? La cosa importante è che questi spinaci crescano, perché credimi, sono fondamentali per noi, soprattutto per te in realtà, eh? Tu sei molto brava nel tuo lavoro, quindi ti servono gli SP. Sì, assolutamente. Dobbiamo prenderti un'abilità. E se, guarda, se è già domani, mi fai anche un piacere. Ok, mi tengo come deadline domenica. Mitsuru? Certo, dimmi. Dimmi. Ok. Ok, è successo qualcosa? Però oggi Aegis è libera per... Sbrigati, Fra. Ho un robot biondo da rimorchiare. Ehi, Aegis dov'è? Ah, eccola, meno male. C'è un incontro stasera, mi rilasserò fino ad allora. Hai qualche consiglio da darmi su come rilassarmi? Non sembra occupata. Andiamo al cinema? Cinema? Capisco, quindi anche uscire di casa deve essere considerato rilassarsi. Allora andiamo a rilassarci. Lei, carucce... Posso... Mi è appena venuto in mente... Il vestito, soprattutto, me l'ha fatto pensare... Violet Evergarden! Porca miseria! Un robot vestito tutto quanto... Oh, Gesù! Beh, dipende cosa intendi. Devi smettere di ascoltare Junpei, per favore. È un thriller da paura. Abbiamo imparato la storia dei ninja e le loro strabilianti tecniche di combattimento. Quindi ha aumentato il sapere e il coraggio. Sapere, ah, che bello. Dai, dai. Ovvero? Dipende. Beh, ci sono anche i samurai, eh. È troppo confusa. Grazie a te di essere venuta, è stata una bella scena. Ma dai! Va bene. Era carina, dai. Ha anche sorriso, tra l'altro. Ci ritorna nel dormitorio. E stasera c'è un incontro importante, a quanto pare. Che succede? Vuoi parlarci? Di quello che hai visto l'altra volta, per caso?�色か
彼にも十分な適性があると分かってね。Ah, ok. Per un attimo, oddio, ho pensato Sanada cosa sta succedendo. Vuole presentarci a Madakun come membro adesso. 早速仲間に加わってもらおうと思って、みんなに集まってもらおう。Non che non lo conoscessimo già. Ma, 待ってください、理事長。E quindi? Hai un cane in squadra, un bambino non è un problema. それに、何かな?彼のペルソナ能力は確かだよ。鍛えれば十分。Esatto, cioè onestamente che problema c'è? E questo è importante in realtà. Questo era importante. できることがあると思うし、それに僕になんで力が目覚めたのか、ようやく分かった。E il motivo, Sanada o Shinji? とまあそういうこと。だからお願いさせてもらったんだ。OK, non ce l'ha detto, peccato. 足を引っ張らないように頑張ります。よろしくお願いします。Perfetto. E allora è il momento perfetto per entrare nel Tartar. Magari non stasera. Voglio arrivare almeno fino a domenica. Ma cane, lui. Abbiamo nuovi membri. Se troviamo l'orologio, salgono subito di livello. Perfetto, perfetto. Felice di averti con noi. In realtà forse aspetteremo lunedì, perché così compriamo già le armi. Ragazzino. たまにはきつい時もあっけど、やるからには頑張れよ。はい。はい。Un nuovo alleato si è unito al gruppo. Ken Hamada sembra molto maturo per essere un alunno delle elementari. Sono il leader, devo formargli il giusto supporto. Il che vuol dire vai a comprare le robe nuove. Quindi Ken... Senpai! Da oggi mi unirò al SES. Prometto di impegnarmi al massimo. Bravo ragazzo. Sono davvero colpito da Hamada-kun. È molto coraggioso per la sua età. Quando io ero alle elementari mi spaventava qualunque cosa. Correvo via piangendo anche se mi si avvicinava un'ape. Le api non è che siano poco spaventose, soprattutto se ti arrivano qua. Ok, devo trovarmi qualcosa da fare stasera. Che c'è, piccolo? Quasi quasi, provo anche l'altro addestramento, sai? C'è anche il forum di Watodai, in realtà, però. Se l'altro ci ha aumentato gli HP, questo ci aumenterà gli SP, di sicuro. Allenamento consapevole. Sembra un programma che insegna a praticare una meditazione attenta. Con questo programma anche chi ha difficoltà a concentrarsi riuscirà a farlo. Vengono mostrate lezioni sulla respirazione e sulla postura. Ora ho la mente più lucida, sento che la meditazione mi ha aiutato ad allenare la mente. 5 SP, non è molto, ma è meglio di nulla. Ecco, una cosa che fa benissimo Persona 5 è l'aumento degli HP e degli SP, soprattutto in una seconda run. Sì, grande Elisabetta, grande, ti voglio bene. Perfetto, è il giorno perfetto. Non adesso. Lunedì andare al Tartaro. Certo, ci vado subito. In realtà sai che non ho fatto una cosa. L'ho dato per scontato, però in teoria di solito la deadline è proprio alla luna piena. Non ho controllato. Ehi, Junpei. Ritrova di nuovo la ragazza dell'altra volta. Per te forse, per me sta andando anche fin troppo piano. Ma Junpei, lasciala in pace, porella. Beh, non sei difficile da ricordare, tu, eh. Esatto. Eccolo, la stufata. Bene, e ora che lo sai? È un'ottima risposta. Ha fatto la mossa, Junpei, eh? Beh, non ha detto di no, eh? L'ho dato per scontato, ma per sicurezza entro il 4-9, perfetto.
Quindi è scomparso un ragazzo e una madre. Chi sarà disponibile oggi, Mitsuru? Beh, c'è anche Ken effettivamente. Ora che faccio parte della squadra vi vedo tutti in modo diverso. Darò il massimo come membro del SES. Dubito che sia dell'umore per andare al cinema, vabbè, non era importante. Però c'è anche Fuka, eh? Sembra sollevata. Andiamo allora. Vuoi andarci con me? Ok, certo. In effetti stavo pensando di andarci perché il tema di oggi sembra interessante. Mi fa piacere andare assieme con qualcuno. Che carina però quella borsettina. E nell'insieme di tutto il suo personaggio è carino. A me non piacciono i suoi capelli però. Troppo grossi per la sua testa. Però le storie reali invece sì. Esatto. Poi a te che piacciono i computer. Esatto. Cioè poi noi abitiamo in un mondo in cui esistono le ombre. Cioè capiamoci. Se tutto va bene sediamo sempre dove mi sono seduto tutta la settimana. Ho guardato come potrebbe essere la vita nell'immediato futuro e ho scoperto le teorie scientifiche all'avanguardia. Arimasen. Poi abitiamo in un mondo in cui esistono le ombre e Aegis. Cioè, capiamoci. Se esiste Aegis adesso, tra 10 anni. Ah beh, se era questa la cosa incredibile, voglio dire. Un ibrido, eh? 300 anni le macchine voleranno. Abbiamo ancora la punta, vai tranquilla. Sì, sì, non ti preoccupare. Speriamo. Ho deciso di tornare al dormitorio con Fuka. Bon, perfetto, aspettiamo lunedì e subito entriamo nel tartaro. Ho fatto passare troppo tempo. Manca una settimana alla prossima luna piena. Inoltre il numero di perduti è in aumento. Consiglio di proseguire il monitoraggio della situazione per rivelare le potenziali irregolarità. Ma effettivamente, noi non abbiamo una deadline per salire nel tartaro. Cioè, la nostra deadline è la luna piena. Noi nel tartaro possiamo andarci praticamente quando vogliamo. Ovviamente, andare nel tartaro vuol dire livellare. Livellare vuol dire essere a livello del grande boss. La mancanza di confident serali comunque è un problema in sto gioco, eh. Ehi, Mitsuru. Beh, oggi sembra non esserci nessuno, quindi potrebbe essere un buon inizio per aumentare ancora un'altra sua statistica. Ho già letto quasi tutti i libri qui. Anche tu stai cercando un libro? Però quelli di questa sezione sono un po' difficili. Ma il mio sapere è abbastanza. Hai un libro da leggere? Se ti va potresti prestarmene uno della tua collezione. Certo? Va bene, andrò a prenderlo. Ah, ho letto male, era il contrario. Va benissimo, non ti preoccupare. A lei rispondere manga forse è la risposta sbagliata. Libri di testo e romanzi. Romanzi, dai. Magari pensa male se gli diciamo manga. Dipende, eh. Purtroppo non tutti piace leggere. Lo so, è brava. È molto simpatica. Non c'è problema, mi piaceranno. E tu hai già finito invece? Dopo aver esplorato il mondo sconosciuto sento di aver aumentato il mio sapere. Sapere che ci serve proprio per uscire con te. Ormai se la stanno battendo fascino e intelligenza. Io pensavo che intelligenza ci avremmo messo di più. Forse i corsi che abbiamo fatto quest'estate ci sono serviti, eh. Sì, è stato molto rilassante. Buonanotte.
Oh, Pharos. Ehi là, come va? Esatto. Ato 1 shukan de tsugi no mangetsu da yo. Certo che me ne ricordo. Shiren mo nokori sukunaku natte kita ne. Sì, 4 ormai. Dakara koso kiyotsukete ne. Mata. Grazie della premura. Ma cazzo, mi hai svegliato per questo? Vabbè, grazie. Ok, grandi affari di Tanaka. E domani entriamo. Le vacanze estive finiranno presto. Oggi vi offriamo il set di sutra per scacciare gli spiriti malvagi. Avete sentito un brivido lungo la schiena? Avete la sensazione che qualcuno vi stia seguendo? Iniziamo con sutra feroce. Riceverete ben 3. E con questo sutra potrete scacciare gli spiriti che vi perseguitano. Santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. Sutra dell'esaurimento, sempre 3. Non so cosa sia... Proviamo. Aspettiamo domani. Aspettiamo le offerte che ci dà il poliziotto. Compriamo nuova attrezzatura per Amada. E poi andiamo. Tu immagino che sei ancora occupata, vero? Ah no, oggi è libera. Ma eccolo finalmente. È inevitabile che con un mese libero ci sia almeno un giorno senza programmi. Cosa dovrei fare? Andare al cinema con me? Andiamo al cinema. Il cinema. Mi viene in mente che ho ricevuto dei biglietti VIP. Ne approfitterò. Va bene, andiamo. Quindi posti migliori oggi? Vari film d'amore, eh? Quindi aumenterà il mio fascino. Addirittura. Sulle relazioni intanto piano piano avvicina la mano, ce la prende. Ah, proprio no, proprio... Proprio l'amore può, essere, può avere varie forme. Ho scoperto la differenza tra amore e infatuazione. Il sapere! Ti giuro, non ci avrei mai creduto. Tanto meglio per noi. La magia dei film, Mitsuru. La magia dei film. Non ti posso dire di no. Quello è per i sequel. I sequel esistono per quello. Lo so, è vero, è vero. Però ti stai focalizzando sul punto sbagliato. Ah, vai tranquilla. Come te c'è anche Victor Laszlo. Scherzo, Victor. Ma sì, dai. Era un film, su, ci siamo divertiti, andiamo a casa. Oh, salve. Ultimamente sembrano essere aumentati... Voi li chiamate i perduti, giusto? Non per essere precipitoso, ma vorrei mettere a buon uso il mio potere. Ma non avere un confidante serale è un po' una rottura di palle, eh? Questo vuol dire che ci tocca o uscire con lui o fare le piante solo per avere degli spinaci buoni. Proviamo a uscire con Koromaru, vediamo cosa succede. Se non succede nulla di interessante, Mitsuru può venire con noi. Torniamo e facciamo le piante con Aegis. E soprattutto mi dona un oggetto. Ah, ancora del film parli? No, però è bello che ci sia un collegamento fra le due azioni. Molto carina come cosa. E hai trovato qualcosa? Incenso? Ok, incenso gratuito. Beh sì, è incenso, voglio dire, non è che ha trovato chissà che cosa. Ok, lunedì e mancano 5 giorni. Ehi, grande. Sembra che la stai stalkerizzando, fra. Esatto. Oh, addirittura! Madonna mia! È sangue quello? Esatto! Ho visto la macchia cadere direttamente per terra.
用もないのにつきまとわないで。そんなほっとけっかよ。ほら手出せって、ハンカチで縛るから。何を慌ててるの？Perché stai sanguinando? Ah? 慌てんだろ普通。すぐ医者に見せろよ。てかついてってやろうか。Però si è interessata e se ne va. Chidori. Come la mossa di Sasuke. E poi te lo mostrerò. Ovvero lì, come al solito. E niente, la mano continuerà a sanguinare. Forse dovrei invitare qualcuno. Ma chi invitiamo oggi? Chi è rimasto? Mi stavo chiedendo perché domani ricominciasse la scuola. E perché proprio tutto agosto tu sei libero. Però proprio il primo di settembre torni a scuola. Proprio, cioè, se non torni ti menano. Credo che o rimanga lui o Koromaru a sto punto. Mi chiedevo se avessi da fare oggi. È solo una curiosità, non c'è motivo. Vuoi andare al cinema, vero? Certo. Amada sembra felice. Oh, dai. Tokusatsu Hero Daishigo. Kyou no tokushu kore dattan desu ne. Potevi anche chiederlo, Ano poster no kaisha Eito no. È ancora un bambino delle elementari, d'altronde ci sta che si esalti. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma smettila. Dai, andiamo a vedere sto film. Cos'è sta voce? Credo di aver visto gli eroi trasformarsi un milione di volte. Mi fa sentire come se potessi trasformarmi anch'io. Mentre Aegis riesce a trasformarsi, cosa aumenta? Il coraggio. Ok, ok. Boiade. Non c'è bisogno che fai così, abbiamo capito che ti è piaciuto. Dai, mi fa piacere che ti sei divertito. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Sono tornato al dormitorio. Quindi, stasera, a meno che proprio non succeda l'impensabile, ragazzi, oggi entriamo nel cazzo di Tartaro.